Grazie a tutti, penso che sia una delle poche volte in cui si vede una conferenza stampa così numerosa, questa sala veramente piena, questo penso che sia un territorio di tutti quelli che hanno contribuito alla realizzazione di questo cartellone di Natale. Un cartellone che per sé ha già dall'inizio, dal logo, vuol far intendere come lo spirito, insomma, può essere interpretato, realizzato questo periodo natalizio. Infatti è stato chiamato Stelle di Natale perché poi ogni stella in realtà rappresenta in modo sintetico, con una parola, tutte le varie iniziative che noi troveremo, che voi vedete già nel materiale che è stato distribuito e che caratterizza proprio il nostro territorio. E cioè il folklore, la tradizione, la gastronomia, l'arte e cultura, musica e animazioni, quindi immagini stelle per grandi e vicini. Quindi si è voluto veramente in qualche modo coinvolgere tutta la città di Viterbo, i suoi abitanti, tutte le realtà che contribuiscono a realizzare queste stelle. E penso che questo già di per sé sia un grossissimo passo avanti e sia proprio la realizzazione di questo spirito che il sindaco ha proprio citato ora. Diciamo che, come voi vedete, il cartellone è bellissimo. Non penso che potrò leggerlo tutto, sarebbe assurdo, perché comunque staremo qua molto molto tempo. Però in realtà sono declinate giorno per giorno tutte le varie iniziative delle associazioni che comunque hanno risposto al permesso che è stato lanciato dall'amministrazione comunale e che ha visto una grandissima risposta da parte di tutti. Inoltre sono arrivato, è stato fatto un tavolo proprio con le associazioni di categoria, proprio anche per capire le varie esigenze e per, e qui già dico una super novità, insomma, per quello che sarà una notte particolare dedicata a Natale e che è praticamente il sabato prima, l'ultimo sabato prima del 25, cioè il 22 di dicembre, dove abbiamo pensato proprio con collaborazione con l'assessore Fattorini, con l'assessore Moroni, tutti gli uffici ovviamente coordinati dal sindaco, ad organizzare una notte particolare che in qualche modo facesse rivivere la nostra città, non soltanto il centro storico di Viterbo, ma c'è stata anche una grossa attenzione per quelle che sono le fazioni, quindi gli ex comuni. E questa appunto è la notte bianca delle armi, cioè in qualche modo far sì che il centro possa essere riappropriato dai cittadini per fare gli ultimi acquisti, gli ultimi regali appunto prima del Natale, ma circondati da una serie di iniziative e da una serie di una serie di una contaminazione del centro storico di eventi che potesse appunto facilitare tutto questo. Penso che alcuni eventi sono comunque da sottolineare. Anzitutto l'accensione dell'albero che è prevista, e qui sperando che girerà l'inverno ce lo permetta perché ci sono problemi, il problema che non prendono l'amministrazione per domani, l'albero del comune di Viterbo qui a Piazza del Plebiscito. Un altro che sarà particolare, non so se lei lo vuole dire. Lo facciamo vedere, sarà un altro comunque particolare, insieme alla grandezza che è così particolare. E già da qui ci sarà appunto una serie di iniziative a contorno proprio per far sì che questo diventi un evento, come tanti eventi caratterizzano il cartellone delle iniziative che si svolgono a Viterbo, possa diventare anche l'accensione dell'albero comunale un evento fondamentale. E questo è previsto per le ore 18, perché appunto dobbiamo far sì che sia buio il centro, quindi è importante che ci sia una luce che faciliti l'ambienza. Oltre a questo, l'altro evento fondamentale è che tempo fa, voi sapete, è stato su tutti i giornali, sono stati portati presso il museo del civico quelli che vengono definiti gli strati, gli affreschi del Palazzo Strega. Sono 14 tavole, molto belle, particolari, che di fatto sono ora conservate al museo. Quindi è stata una grossa intenzione, grande intenzione del sindaco di voler comunque far sì che ci fosse un'occasione per poter mostrare questi 14 affreschi e quindi si è pensato ad un evento particolare da inserire nell'ambito di questo cartellone. E quindi la loro esposizione prevista per il 20 dicembre proprio nella sala Reggia.
complimenti perché poi andranno a riportare alcune iniziative. Ovviamente, come ho detto, il 22 c'è questa notte bianca per cui lasciamo un po' di suspense, cioè faremo sì che ci siano un'ulteriore conferenza stampa per intettare quelli che saranno gli eventi proprio di questa serata. Andiamo comunque poi a un altro evento, già che possiamo dire, anche questo in anteprima, e cioè il concerto di Capodanno, che quest'anno sarà previsto un'apertura particolare, speciale, del Cinegenio, ovviamente la Pusciola Festival, ed è previsto alle ore 16. Quindi c'è questa cosa particolare, se vuole dare vita ad uno spazio come quello del Capo del Genio, e sopperire ad una momentanea carenza di una struttura, ma comunque l'amministrazione ha voluto ugualmente realizzare l'evento al centro e relativo al concerto di Capodanno. Questo, diciamo, sono alcuni degli eventi. Da qui poi inizia tutta una serie di iniziative che già da oggi saranno in strada, alcune, e altre saranno praticamente sia nel centro storico, diciamo quello più tradizionale, quello che sono nelle corse e quant'altro, e più tutta una parte che prenderà vita, ma poi comunque io lascerò pure allora giustamente all'assessore Battolini, che è una nuova realizzazione di una zona del Berlino. E comunque una serie di iniziative che spaziano appunto, come abbiamo detto, per i bambini, per la cultura, le tradizioni, la gastronomia, e quindi insomma tantissimi eventi che si concludono, come potete, il 16 di gennaio. Quindi è compreso anche già l'Epifania, quindi la Piazza più lunga del mondo, ma anche quella relativa a quella del comune che viene fatta in collaborazione con i Vigili del Fuoco. Quindi un cartellone veramente completo. Abbiamo cercato di coinvolgere tutti, come ho detto all'inizio. Penso che comunque almeno vanno a mettere i nomi che fanno parte delle loro iniziative di questo cartellone: la CNA, la Confartigianato, la Fondazione Cari, Confcommercio, l'ASCOM, Federmoda, Confcooperative, Un'Industria, Lo Food, Condotto di Viterbo, la Prologo di Viterbo, una nuova realtà che si affaccia perché chiaramente sta un pochino effervescente nelle sue proposte, e tutte le Prologo delle fazioni, questa da non dimenticare, che hanno risposto. Ringraziamo anche la Siena che ha permesso, insomma, di realizzare alcuni aspetti. Tutte le associazioni culturali, sarebbe veramente quasi impossibile citarle tutte, ma comunque c'è stata una grandissima risposta, vi do anche l'informazione che ho trovato tutti questi dati. Tutte le corali, le polifoniche, c'è stata una grossissima risposta da parte di tutte quelle associazioni che fanno musica, quindi è un aspetto veramente a 360 gradi. Penso che comunque l'Anca da Dante è piazzato municipale, che diventerà la chiusura nel fine settimana del ciclo storico, e con una chiusura particolare del 22, che è la notte bianca, la Francigena, che vista la chiusura permetterà un trasporto eccezionale in elettrico, quindi l'accesso a queste zone interne da traffico. Penso che abbia fatto anche il trattamento dello sport, che hanno messo tutti gli uffici di vari settori, afferente appunto all'assessorato dell'assessore Moroni, dell'assessore Fattorini, del Milano. Che so dire? Tutto questo programma è qui tanto grande e sembra quasi che noi non vogliamo dettagliare, perché in realtà dovete scoprire giorno per giorno, ci sarà veramente una grandissima partecipazione. È visibile sul sito del comune, quindi il sito da già da ora, ovviamente scaricato sul sito del comune, e inoltre è anche partito un concorso fotografico, challenge fotografico su Instagram, basta fare hashtag scatti di Natale. E poi chi ci vuole seguire su Twitter, con chiocciola comune di Viterbo underscore, può seguire chi ci va di anche organizzato dal comune, o comunque tutte le varie iniziative che afferenti comunque al livello amministrativo sono sempre si possono seguire su chiocciola comune underscore. Era l'assessore Lantrini di Luminari, era stato chiesto per altro.
accese dal primo sono state accese, quindi insomma anche qui si vede la collaborazione anche insomma da questi due cose. Sì, rispetto al materiale che è stato consegnato, ho visto che c'è un consentite, cioè, c'è tanta roba, quindi qualche piccolo errore di partitura che ovviamente non sarà riportato in quello che è il sito, sul sito ufficiale, e la mostra degli affreschi è prevista per il 14, invece appunto come ho detto il giorno giusto sarà il 20 dicembre. Sì, per le 14 tavole rappresentanti del club profano. Il piatto d'argento che vi dico sul discorso del pensiero vivente, in realtà sono previsti più eventi qui a Viterbo organizzati dalle associazioni o comunque da alcune parrocchie. Adesso il primo che mi è capitato è il 26 dell'altro Perceiolo, della parrocchia della Quercia, la Quercia. Però volevo raccontare questo metodo perché proprio nell'organizzare la notte bianca il 22 dicembre, quindi stavamo cercando di organizzare una serie di eventi particolari. Anche io ho chiesto non so quale parrocchia se era possibile che ci fosse un presepe vivente per il 22, giustamente il parroco mi ha detto l'assessore Gesù bambino nasce il 25, è impossibile che ci sia il 22 e non è perché anche il presepe. Questo sono per dirvi che c'è stato un grandissimo sforzo e coinvolgimento e questo ovviamente lo lasciamo un attimo la prezza della prossima conferenza stampa.